Buonasera rocker e buonasera etilisti. Questa sera per il secondo episodio di Interviste Idiote con i Sacrovolt abbiamo il mitico Claudio Marongiu. Buonasera a tutti dalla bisiaccheria più remota in tutta la mia imperfezione. Ciao ragazzi. Allora, volevo solo specificare una cosa. Arriva con un po' di ritardo la mia comunicazione alle altre due persone, quindi non sono dei dementi malati mentali, ma semplicemente c'è un po' di ritardo, quindi non è che lui riesca. Quindi il ritardo lo porti tu, quello è come al solito, diciamo, non cambia. Sei sfavorito ancora una volta, hai un gap di partenza anche stavolta. Volevo specificare che io verrò della Berliner, che di questi tempi è adeguata. Qualsiasi cosa coinvolga la Germania è ben accetta, no? Dal popolo italiano. Va bene. A causa purtroppo dei miei calcoli renali devo bere acqua e niente, va così oggi. Infatti stavamo dicendo che molti artisti hanno fatto parecchie cose in questo periodo. Ad esempio ho fatto canzoni in acustico, ci hanno fatto vedere delle cose super fantastiche, ma Ronzo ha pensato di farsi venire un caldo. E di bere acqua insieme a noi, che invece beviamo. Facciamo l'unica cosa che sappiamo fare in streaming, bere, che è bere. Però c'è comunque l'onestà intellettuale anche da parte mia, potevo far finta di bere birra, ho detto la verità ancora. È dichiarato, sì. Per impopolare che sia la verità, a volte la dico. Allora, noi il primo rapporto con Marongiu ce l'abbiamo avuto quando lui tramite Facebook ha insultato i Sacrabolt perché erano sul palco a Staranzano, esatto, al suo posto. Questa non è una cosa... Non saneremo mai. Che è un grosso non problema. Non saneremo mai quella controversia. Sì, mai, ha compromesso mai i nostri rapporti in via definitiva. Per sempre. Però a questo proposito ci interessava sapere questa violenza che non era in realtà rivolta a noi, ma verso le organizzazioni generalmente che vivono di manifestazioni locali. Hanno fatto un po' di ostracismo, secondo te? O cosa ci puoi raccontare? Ma diciamo che ho vissuto varie fasi nella musica e una è quella in cui hai 30 anni ma sei ancora adolescente come maturità. Quindi è una cosa che adesso non fare... Sì, ecco. È una cosa che non farei perché non perché ma perché so che non porta alcun utile, ma anche non ti porta vantaggi. Io so che c'è stato dell'ostracismo, secondo me, per nome del gruppo, per presunta volgarità, che secondo me è un'analisi frettolosa, però è anche giusto avere dei pregiudizi, ovviamente. E anche quindi, perché hai avuto problemi anche con le sponsorizzazioni Facebook e YouTube, perché il secondo CD di Claudio si chiama Austria e puttane, e questo è qualche problemino. Potrebbe crearlo. Allora, è vero, sì. Io ti dico questo, rispondendoti seriamente, in letteratura magari vedi anche, faccio il nome più classico, Bukowski, sembra che sia sdoganato e passa tutto, cioè puoi dire figa, cazzo, puttana, eccetera, eccetera. In questi aspetti, specie dei gruppi musicali, c'è una censura che in realtà è piuttosto rigorosa e anche stupida, perché se tu non contestualizzi la parolaccia, cioè, com'è, no? E tu puoi dirmi stronzo in mille maniere, se me lo dici al bar con una birra rido, se me lo dici nel momento in cui mi licenzi ti denuncio, cioè non so se sì, per assurdo passano ad esempio testi, non so, black metal che parlano di crocifiggere gente e invece parolacce testi e anche azioni, ricordiamo che il buon Burzum e tutte le chiese in Norvegia, quindi testi che rispondono anche a reali azioni. Sì, sì, allora, infatti io non ho mai fatto del male a una mosca, però campagna contro Marongiu c'è, cioè, preferente, che non è mai cessato. Allora, Marongiu ha una caratteristica che è quella di circondarsi di un sacco di persone tecnicamente eccesse e di fare dei testi che fanno un po' cagare dal ridere, possiamo dirlo tranquillamente. Dicevamo però che di tante collaborazioni che hai avuto tu, che erano comunque a livello sempre di testi sullo stesso stile e anche di abilità tecnica, hai un po' stretto ultimamente, quindi sei concentrato sugli sporcaccioni. Sì,
Sì, sì, assolutamente. Stavo diventando matto a gestire più famiglie e mi rendevo anche in fin dei conti antipatico, perché poi sale lo stress. È come avere appunto 20 fidanzate o averne 3. 3 è buono, però 20 è un po' troppo, forse. Sì, un po' eccessivo, rischi malattie venere, insomma, metti a rischio anche la salute degli altri. E quindi ho fatto questa scelta, ho giocato un po', come dite voi, sulla qualità. Insomma, sono bravi musicisti, non posso lamentarmi. Ho messo dentro un produttore bravo negli ultimi due dischi. Insomma, dai, diciamo che sono felicemente sposato adesso. Dai, arriverà il periodo di magra, ma per il momento non posso lamentarmi. Quindi sì, felicemente monogamo. E quindi i punti di forza, possiamo ribadirlo tranquillamente, sono da un punto di vista musicale il lato tecnico e dal tuo, che sei il cantante, il testo, che tendenzialmente sono molto ben scritti, almeno alla mia opinione, anche Gil so che li apprezza molto. Perché sì, anche il carisma sul palco, direi, perché alla fine ho sempre apprezzato nelle sue esibizioni questa sua presenza. Sì. Ecco, però non so se lo sanno tutti, tu fai le canzoni in bisiaco, che è il dialetto appunto della bisiaccheria. Tu hai mai pensato di parlare in un linguaggio che potessero capire anche le persone normali? O... Sì, no, ci ho pensato. Boh, innanzitutto preciso che il bisiaco è molto di matrice veneta, è anche un po' friulana, è un po' slovena, ma più veneta. E quindi non è proprio incomprensibile se uno si mette lì con un minimo di impegno, secondo me. E allo stesso tempo sì, ci ho pensato ed è probabile che, non so se sarà il prossimo disco con gli Sporcaccioni, ma butterò fuori alcune canzoni in italiano, per cui sì. Il discorso è che il bisiaco è più adattabile a una forma, diciamo già regionalistica per vocazione, come rock blues, no? Se tu pensi, gli stessi Neri cantano comunque in uno slang molto stretto, vuoi di Chicago, vuoi del Mississippi o dell'Alabama, insomma in tutte le parti d'America ci sono degli slang, come sapete meglio di me. No, non direi meglio di te. Siamo poi ignoranti, Claudio, non sopravvalutarci. No, non rimaniamo i vecchi rancori per quella volta. Non facciamo sempre questo gioco dell'occa del tornare indietro. Sapete che dopo il ciao Luca mi pare che sia instaurata una bella amicizia. Ma sì, la figura. Sì, perché ci hai fatto vincere per quello, insomma, è fatto apposta. Era per espiare il senso di colpa. No, ma quella sera avevo i coglioni girati, è vero, con gli organizzatori, avete capito anche voi. Ma sì, da Marba. Ma comunque a proposito... preferisco, comunque, parentesi, preferisco i Sacra Bolt attuali, a me piacciono. Le sonorità 80s così, fatte con quella goliardia, mi piacciono veramente. Anzi, continuate, non è una leccata di culo, è vero. Ma mi fa piacere perché abbiamo cambiato stile. Anche se bevi acqua, ti apprezzo. Avete cambiato stile da quella volta? No, in realtà non ne abbiamo molto di stile, siamo un po' a cazzo di canta. Le cose vanno meglio di qua. Ti rispondevo prima per non perdermi, scusa. Sì. Avete parlato di musicisti, per quel che riguarda il discorso dialetto, sì e no, nel senso che dialetto è una cosa istantanea. È ovvio che privilegia me e penalizza l'ascoltatore esterno. Però se c'è feeling, insomma, è come se io ti chiedessi: capisci cosa dice un gruppo di metal finlandese che canta in finlandese? No, però ti può piacere, sì, ti può piacere comunque. Ecco, certo. E qua accade la questione. Ciò detto, vorrei fare italiano. E poi invece andavi prima sul discorso unione fra musicisti con buona tecnica e testi goliardici, però non stupidi, e sono d'accordo, però considera che messo un produttore come collante, lui ti fa girare il musicista tecnico e lo fa entrare nella canzone. Ed è lì la grandezza del produttore ed è lì la fortuna che ho avuto pagando, però non per beneficenza, però comunque ha accettato di lavorare con me un bravo produttore. Ma vuoi citarlo? Penso si possa. Sì, Madonna, Don Antonio Gramentieri, bravissimo, produttore internazionale, è una persona squisita, quindi insomma. Bene, sono contento. Allora, nell'ultimo CD, scusami, prego. No, apposta, dimmi. Nell'ultimo CD c'è una canzone che si chiama Febbre, che sì. Parla di un uomo che ha la febbre, per l'appunto, no? Però
a un certo punto tu dici che quest'uomo vede i draghi sul muro, no? Allora, sì. Mi è venuta in mente una cosa. Non è che parli di febbre, c'è un problema del coronavirus, poi parli di draghi sul muro e sappiamo che Draghi è uno dei prossimi candidati premier. Non è che tu sai delle cose che noi non sappiamo? Diciamo che la divinazione è prerogativa di ogni poeta, per cui vantandomi potrei dire di sì, in realtà no, è assolutamente casuale. Parlavo di una bronchite di 2 anni fa che fra l'altro potrebbe anche essere stato un primo Covid, magari non in 19, ma era stranissimo. Noi quindi è colpa di... tua se siamo tutti chiusi in casa? Sì. L'ho portata io che andavo a giocare le slot dai cinesi. Probabilmente ho avuto dei contatti proibiti e beh, insomma, ringraziatemi. Allora, questa canzone che ho citato è contenuta nel tuo ultimo disco, che si chiama? Mulo del Paese, cioè ragazzo di paese, penso si veda. Mm-hmm. Lo troviamo oltre che dalle tue bellissime mani e anche in tabaccheria, se non sbaglio, a Ronchi. A Pieris. A Ronchi, anche a Ronchi. E anche a Ronchi dal Buon Cristiano, se c'è qualche copia. E il distributore da Constantin a San Canzian di Venta, Staranzano. Però al di là, purtroppo ti dico la verità, come sai meglio di me la distribuzione fisica è spacciato, perché quello che vendi, vendi dopo il concerto perché la gente si diverte e quindi ne avrò persi, sicuramente ne ho venduti almeno 80-90 in meno. Inutile, perché la gente si gasa e dopo giustamente vuole il ricordo della serata e dopo casomai apprezza, però prima vuole vederti. E questa è una legge fissa. Invece sui social, sì, eccetera, dove ti troviamo? No, pian piano c'è una crescita lenta, siamo su Spotify e tutte le piattaforme, poi abbiamo unito Austria e Puttane, che era fuori catalogo, cioè era in un altro, sotto un altro nome, senza la E commerciale, cioè era scritto Marongio e Sporcaccioni. Abbiamo unito su, diciamo, permesso dell'etichetta, l'abbiamo uniti tutti e tre, quindi c'è Vita in Panchina, Austria e Puttane e Mulo del Paese, scrivi Marongio e Sporcaccioni e compare. Beh, che tutto, perfetto. Va bene. Sì. Vuoi insultarci, dire qualcosa? Ah no, ti chiedo l'ultima cosa. Allora, io ricordo che tu, se non sbaglio, sei arrivato secondo anche al Festival Jazz. Pordenone Blues, che è un grosso risultato. Ma noi non vogliamo sapere questo. Scusa? 2 anni di fila. Complimenti. Due edizioni di fila. Perché parlare di cose belle e di risultati ottenuti positivi? Parlaci di una serata che è andata veramente di merda, invece. Esatto, e questa è una domanda che mi fa felice. Allora, la serata peggiore degli ultimi tempi o in assoluto? Secondo me in assoluto, perché... Direi in assoluto. Allora, in assoluto ho un bel altarino. Allora, da sviluppare, saluto il bambino. Allora, praticamente eravamo ai primissimi tempi, quindi una cosa come 13 anni fa, e le prime serate avevo proposto a questo bar nuovo di Staranzano, mi ero proposto, ci hanno fatto suonare, la prima serata da loro, rivelazione, cioè carico di gente, effettivamente non sapevamo suonare, io non sapevo cantare, però c'era quella cosa, quel fuoco sacro del rock and roll che anche voi apprezzate e avete, e praticamente il padrone avrà fatto un incasso, penso veramente stellare, un bar piccolo. Seconda serata, piove alla Festa dello Sport, annullano, io sposto in tempi record la serata lì, quindi anche di incasso, fiumi di alcol e gloria e puttane. Terza serata, mi autopropongo con prepotenti e sporcaccioni, terza serata coi sporcaccioni, vado lì, inizio a fare la rockstar sicuro di me stesso, bevo qualcosa come penso mezzo litro di Jack Daniels, faccio il figo, mi metto a torso nudo, inizio a fare avance a caso, risultato, la gente scappa dopo 5 minuti in 3 nel locale, io che continuo a dimenarmi per 2 ore, il padrone esterrefatto, a fine serata ci hanno dato 50 euro. Umiliazione totale, ritorno a casa con coda fra le gambe, carriera compromessa. Questa era la serata ed è tutta triste verità. La cosa bella è che io ero così ubriaco che i primi 20 minuti ero convinto che la gente fosse dalla mia parte, quindi ricambio la dose
facevo pirouette, guardavo la gente come dire, guarda che figo che sono, invece ero semplicemente ubriaco, spolvo, non stavo in piedi, ho anche le foto, non ce le ho qui ma ve le mostrerò, e niente, una bella lezione, a parte tutto è una lezione, cioè se non hai, va bene, è sbagliato essere musicisti impostati troppo nel rock, perché comunque devi essere libero, però non puoi ridurti in merda se non hai il controllo della voce, del corpo, dello... cioè lo sapete, non so se vi è capitato di esagerare. Mi è parso di capire che ci stessi un suggerimento proprio a noi, proprio. Diretto, cioè. Questo, ma... io non vi ho mai visti spolti, però penso che vi è capitato, non so. Dentro eravamo così, ma va bene, e quanto credevate di essere bravi e quanto facevate realmente schifo in quei momenti? Beh, posso citare Daniele che non è presente, quindi è bello citare gli assenti, che di solito mi fa, beh, abbiamo suonato bene stasera, e di solito è quando non becca una nota a casa del mare. Posso dire esatto, che... esatto. Va bene, grazie Claudio. Noi grazie speriamo di vedersi in bisiaccheria o dalle nostre parti il prima possibile, se ci fanno uscire di casa. E seguite... Perfetto, seguite Claudio, Marongiu e i Sporcaccioni, e alla prossima! Ciao Marongiu! Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, ciao, grazie! Ciao. Pasqueta belonona, faremo un fio qua sulle rive e sarà il fio dell'Isons. L'Isons non è un fiume innocente, nessun fiume lo sé. L'Isons lava i tuoi peccati, certi li sconde mai vien su. Cavara. Facciamo un tuffo con gli amici, demoghi amore a chi lo vuole.